Bella ragazzi, oggi sono felice di poter proporre Might, che è un, mi sembra un picchiaduro, Battleground of Gods. Questa è l'alpha test, ci vogliono le chiavi di accesso, quindi ho riuscito ad averne una, premiamo X per iniziare. Allora, premetto che ho guardato giusto il trailer e non mi sembrava malissimo, non l'ho mai giocato, non ho mai visto video di gameplay né niente, quindi accettiamo ovviamente i termini di utilizzo. Start by playing this my tutorial, certo, proprio quello che volevo. Quindi ovviamente mi sono scordato di far partire Air Chronometer Divers, te l'ho detto X. Ok, sembra figa questo sfondo con tutte le costellazioni. Allora, stacchiamo il cavo di caricamento dal joystick PlayStation 4, tanto è useless. Gains favor, gods. Hold the line. Don't fall to the chaos forces. Sono quella specie di uccellino. Con l'arco spara, sono in tre. Mamma mia, mi hanno preso? No? Non si è capito. Tac, mi hanno preso. Chiama aiuto. Chi arriva? Hurry. Defend the Phoenix until it respawns. Use the left and right stick to get there. Here comes a wave of enemy minions. Destroy them. Use the right stick to aim, then fire your bow when you're ready. Fare but slay an enemy or destroy an objective, you gain experience or XP. Gain enough XP and you will level up, allowing you to unlock abilities. Unlock Spirit Arrow. Needs first ability. By default, your abilities will be trained automatically for you after this tutorial. Watch out! More enemies are approaching. You must use your powerful ability. Spirit Arrow is a line attack that can strike multiple enemies within its highlighted area. Use the targeter to help direct you when casting your abilities. Use the target. The targeter visible, press the button to fire. Cioè quel tondino che c'è. Cioè se premo quadrato spacca tutti. Ah no, eccolo. Questo qui lo muovo però. Cioè non lo posso muovere. Al quadrato, dai. Money. Hai visto? Ho un problemino. Ah, non posso, vabbè. Cioè, con un colpo li buttiamo giù. Ah, dici del cacchio. Head back to the fountain and let's prepare to advance. You've taken a lot of damage and need to replenish your health. Teleport back to the fountain now. Within the fountain, gods will rapidly gain health and restore their mana. Gold can be used to purchase items from your team's item store, but only while you are in your base fountain. Open the item store now to purchase some items. This view is your recommended list and shows items most likely to help you in your role. One of these items is Light Blade, which increases your damage and the speed of your basic attacks. Select the item Light Blade to purchase it. Light, questo
feeling. At level 1 you can choose your first relic. Relics can be used like abilities, but don't require mana. Select the relic icon, select meditation, and then purchase. Fine, let's buy a consumable item. Unlike relics, consumable items can only be used once. Select the healing potion and purchase that as well. Very good. These items will help you in your battles. Remember, there are other views in the shop. You can use this view to search for other relics or consumables. Your tower is under attack from enemy minions. Go there now and defeat them. Sembra molto, ma molto simile a quel tipo di nome per te. Tutto uguale. Ah beh. E come si fa? Le due quadrate? Lo fa? Bene. Now it's time for payback. Push to the enemy tower. Remember to stay behind your minions so that they take the brunt of the tower's attack. If the tower targets you, fall back out of range. Vabbè, ma è già giù, cioè. Non ha un cazzo. Qua. Non ho capito. Oh, bene. Distruggere non di... Mamma mia. Lascia la loro Phoenix. Adesso gli abbiamo... No, dai. Look out. The enemy god Ymir has joined the fight. Defeat him and move on to the enemy mix. You should defeat this god before moving on. Ahead is the enemy Phoenix, which can only be damaged by your basic attack. Once destroyed, all of your minions in this lane will spawn with upgraded weapons. Deal more damage. Unlike towers, a phoenix will eventually respawn. Destroy the enemy phoenix, but remember to let it... With me on my side, you have no chance. We shall see. Storm into the enemy base and destroy their titan to win. No. Basta. Cioè non ha un capito. Ah. Minions. Congratulations, ma 10 minuti di gameplay circa, raga. Allora, dai, ho capito, devo premere X? Sì. Mi sembra simile a Vainglory, per ora è piuttosto facile, nel senso che se Vainglory era per telefono e questo è esattamente uguale per PlayStation 4, che ha tipo il quadro 5 volte. Bene, ho sognato Vainglory per le tette. Continuiamo? No, cos'è la First Blood, Player Kill, Minions Kill? Niente di importante, scoreboard di... Allora, le tette si mettono anche a 90, qua. Allora, facciamo... Continue. Bene. Oh, bene, la spadina. Ok. Molto... Devo dire. Possiamo farlo? No. In conquest game mode, farming your lane is a key source to victory. Arena tutorial, basic tutorial, just 3 vs 3. Arena tutorial, arena practice.
Allora, io direi che per oggi è tutto, ragazzi. Guardiamo un po' il party. Beh, non c'è nessuno. Smite must be fully installed. Allora, per la prossima volta sarà fully installed. Raga, la cosa è che io ho una chiave alfa per uno di voi. Il primo che mi scrive in privato, la mia mail la metterò in descrizione, la riceverà. Quindi mi raccomando, fate in fretta perché sennò la do ad altri. Detto questo, bella rega, ci si vede nel prossimo video.